Anche quest'anno a Civitaquana, piccolo centro di poco più di 1000 abitanti in provincia di Pescara, si è rinnovata la rievocazione storica, antropologica e culturale dell'arrosticiere in piazza. La festa porta tra le vie del paese la tradizione del tipico prodotto abruzzese, l'arrosticino. La rievocazione storica della cottura degli arrosticini, come viene proposta nella foto scattata nel 1930 qui a Civitaquana, e gli autori di questa foto sono degli antropologi svizzeri, però ritraiano i miei nonni, Colaiocco Maria e Ginestrino Sabatini, nell'intento di cucinare gli arrosticini. E noi con la nostra famiglia vogliamo proprio riproporre lo scatto, e quindi cuciniamo a terra fra i mattoni e usando i ceppi di sanguinello di olivo come era nell'epoca. L'evento, giunto alla sesta edizione, è nato casualmente grazie ad una foto scattata nel 1930, ben 94 anni fa, da due antropologi svizzeri quali, davanti alla chiesa della Madonna delle Grazie a Civitaquana, hanno immortalato un gruppo di uomini intenti a cucinare degli arrosticini su una fila di mattoni. La loro storia è giunta ai giorni nostri grazie ad un libro scritto dai due studiosi svizzeri Paul Schauermeier e Gerhard Rolf dal titolo Gli Abruzzi dei contadini. Noi abbiamo incontrato questa foto, la foto in cui viene rappresentata la prima cottura degli arrosticini sui mattoni, e quasi sembra una favola. C'era una mostra storica, diciamo, di tutte le foto scattate da degli studiosi nel 1930, e c'era questa mostra alla scuola di Civitaquana, alla scuola media. E così, non mi dilungo molto, alla fine le persone anziane che hanno visitato questa mostra piano piano hanno cominciato a dire: ma questa è Marie, perché mia nonna si chiamava Maria, ma questa è Marie, ma questa è la mamma di Middie, perché mio zio si chiama Emidio Ginestrino. E così ci hanno avvisato, mio zio è andato a visitare la mostra pure lui, Fabio, io, tutti quanti, la nostra famiglia si è messa così in festa. Dice: ma possibile? Noi sapevamo che i nostri nonni facevano gli arrosticini alle feste, ma non pensavamo nemmeno a una testimonianza di questa cosa, no? L'evento, a cura della famiglia Ginestrino, Civitaquanesi Doc, inizialmente voluto da Emilio Ginestrino, papà di Fabio, ogni anno attira l'attenzione mediatica regionale e nazionale su Civitaquana, dove è custodita la testimonianza autentica più antica dell'arrosticino abruzzese e della sua cottura. Il luogo dove il leggendario spiedino, famoso in tutto il mondo, trae le sue origini. Fabio Ginestrino, con un pizzico di commozione, sottolinea come quest'anno, grazie anche al supporto dell'amministrazione comunale, la rievocazione storica abbia assunto un maggior carattere di festa, grazie anche alle luminarie presenti lungo la via centrale del paese. Era questo il sogno di suo padre.